dai, raga, che manca poco a finire i commenti a fette. Dai, che ce la facciamo. Madonna, che capirei. Ciao a tutti, sono Filodoro e oggi siamo alla quinta puntata di Fate, cioè siamo al commento della quinta puntata di Fate. Non ci posso credere, dai, che è quasi finita sta serie. Da un lato mi mancheranno un pochetto i commenti settimanali, ma più che altro mi dispiace per voi perché mo dovrete ricominciare ad aspettare tanto tempo che io finisco di editare i video e ci metto un botto, sto a mettere un botto per fare un miraculous, raga, è Aulaus. Quindi proprio per questo io vi chiedo, volete trovare un modo per sostenere questo canale? Iscrivetevi, mettete like, condividete il video, attivate la campanella in modo da non perdere nessuna notifica e se volete spulciate bene in descrizione, così non solo trovate tutti i miei vari social tra cui Instagram e TikTok, che pubblico un po' più roba lì, ma trovate anche il mio codice sconto di Pampling e anche il mio link Ko-fi se vi dovesse venire voglia di offrirmi un caffettino, una cosa così. Che poi il caffè in questo periodo mi servirebbe veramente veramente tanto, perché per tutto il periodo del Lucca Comics sarò presente tutti i giorni tutto il giorno allo stand della Tunue, quindi se qualcuno dovesse passare per Lucca, raga, passate allo stand, dai, invece sempre quando mi venite a salutare. E soprattutto considerando che questo ora è periodo, ragazzi, ricordiamoci che Halloween non è pre-Natale, non è giusto che a inizio ottobre già tirano fuori pandori, panettoni e quant'altro e non tirano fuori i dolci di Halloween, tirano fuori quattro cose in croce. Raga, Halloween non è pre-Natale. Vabbè, finita tutta la bella introduzioncina, ritorniamo al commento della puntata. Sta puntata, devo dirle, è fatta bene. Cioè, fatta bene, per quello che è la media di Fate, devo dire che non è male, cioè abbiamo visto di gran lunga di peggio, certe puntate in precedenza erano veramente una roba che la metà bastava, però sta puntata se sa difende abbastanza bene, dai. C'è un'ultima cosa finale che sono rimasto un secondo F4 basita, però poi ci arriviamo. Allora, vi ricordo che nella puntata precedente eravamo rimasti con gli specialisti che erano riusciti a trovare, cioè Bloom che era riuscita a trovare la strega di sangue. Avevano capito che all'interno della scuola c'era una talpa, sia Beatrix che Musa erano state, diciamo, vittime dei mostri che avevano assorbito la magia e Stella aveva finalmente confessato a tutte quante che aveva la barriera, cioè aveva il gioiello che le impediva di oltrepassare la barriera. In tutto questo c'era stato anche il coming out di Terra a Flora. Ok, riprendiamo esattamente da lì. Che succede? Aisha ha un'idea geniale, ossia di trovare questo cristallo, cioè chiedere a Stella di rimediare questo specie di cristallo di Solaria dentro il quale si può incanalare la magia per cercare di farla tornare, cioè di ricaricare a Musa. La quale, povera Stella, nonostante tutto, cioè, povera Stella, vabbè, povera piccola Angela, nonostante tutto quello che gli è successo, ha, cioè, continuamente Terra col fiato sul collo. Che per carità, Terra carina, perché posso capire assolutamente le sue intenzioni, posso capire che, essendo una fata della Terra, essendo che lei ha sempre lavorato nell'infermeria della scuola, ovviamente ce l'ha la cosa del ti voglio guarire, oltretutto Musa è una sua amica, quindi ce l'ha la cosa del ti voglio guarire ad ogni costo, però porca miseria, c'è Terra il più delle volte, ma proprio durante la serie in generale, sono più le volte che risulta essere un personaggio pedante che effettivamente un personaggio buono. Cioè, poi ripeto, capisco le intenzioni di Terra, ma non so per quale motivo il più delle volte che Terra parla o che fa qualcosa risulta essere proprio pedante come personaggio. Come in questo caso, e giustamente Musa non ne può più, cioè dopo tutto quello che gli è successo dici porco cane, anche un attimo. A proposito, la puntata si introduce proprio con Bloom che dovrebbe incontrare Sebastian, quella che è la strega di sangue, no? Ok. Dovrebbe incontrarsi con lui e io prima cosa che ho pensato ho detto... cazzarola, cioè, strega di sangue, tu sai che è pericoloso, ci vai da sola. E poi un'altra cosa che a me, già lo ammetto, già, per quanto ero prevenuta nei confronti di questa serie, già mi si stava a cavallare la vena al minuto zero, perché, ripeto, Bloom, tu sai quanto è pericoloso sto tizio? E lo incontri da sola. Oltretutto, lui ha cominciato a dire tutte cose del tipo, perché se vuoi sapere le cose sul tuo passato, allora ti dovrai fidare di me, tutte quelle cose così. Io ho pensato, se questa si fa accappottare pure da lui, cioè, io non lo so, vado direttamente a prendere a pizze l'attrice, gli sceneggiatori, il regista, chiunque abbia scritto sta serie. Fortunatamente Sebastian, la strega di sangue, non è così stupido, lo sa benissimo che Bloom comunque
che Bloom non è così stupida, non lo sa, vabbè, non lo sa manco Bloom, però comunque lo sa che non si può fidare delle fate, e infatti Bloom non era da sola, ma era accerchiata dagli specialisti, cioè era fiancheggiata dagli specialisti e anche da Rosalind. Io ho pensato, ok, grazie a Bloom, dopo l'accappotto di Rosalind, un minimo in punti intelligenza mi sei risalita, ok, d'accordo. Ecco, altra cosa, Bloom per almeno un paio di volte, e sta cosa da un lato considerando com'è finita la puntata mi ha fatto molto ride, perché solo nei primi 10 minuti di puntata Bloom dice una cosa come almeno 3 volte: no, perché noi possiamo fidarci di Rosalind, ci possiamo fidare di lei, perché se non ci potessimo fidare di lei non ci aiuterebbe, se non potessimo fidarci di lei non faremmo questo, lei si fida di noi assolutamente. Bloom, io riformulo, cioè fino alla seconda puntata vi siete dette in maniera chiara e tonda che non vi fidate l'una dell'altra, siete stati letteralmente prima, cioè le prime due puntate a cavarvi gli occhi, eppure dalla terza puntata in poi, quando in teoria tutti fidi di lei, perché Rosalind non si è fidata di Bloom manco per niente, però vabbè, in teoria tutti dovresti fidare di lei, comunque c'è sempre sto rapporto di tensione del tipo tu mi stai a fregare, io lo so ma sto al tuo gioco. Cioè è palese sto rapporto di tensione, tu non mi puoi dire che comunque te fidi di lei. Oh, e nonostante tutto, lo ripete almeno 4 volte, 3 volte nel giro, boh, dei primi 10 minuti di puntata. Che poi riformulo, considerando come finisce la puntata, sta cosa fa molto ride. Vabbè, comunque, proprio parlando di Rosalind, a quanto sembra ha accettato di mantenere le fate senza poteri, quindi Beatrix, quindi Musa, quindi anche tutto il resto delle fate, presumo che hanno recuperato, ad Alfea, purché facciano lavori umili, quindi pulire i bagni, fare da segretarie, lavori umili. Che poi in realtà, a tal proposito, mi è pure venuto un dubbio, ma generalmente allora ad Alfea, ma chi è che faceva sti lavori? Cioè, perché mo ci ha mollato gli studenti, che aperta parentesi, cioè potrebbe essere benissimo considerato come sfruttamento minorile, mo vabbè, Beatrix che poraccia non c'ha nessuno, ma Musa non ce l'ha dei genitori dietro, cioè in teoria, cioè tipo nella serie io mi ricordo che lei c'aveva il padre, a questa gli è successo tutto sto zuppa vero e mo sta a pulicessi, voglio dire, non ha un genitore dietro, qualcuno, un comitato minorenni, una roba del genere, no? Anche perché ricordiamoci che questi in teoria hanno 16 anni, poi ne dimostrano 40, ma è un altro discorso, vabbè. Comunque, no, perché ve l'ho detto, giuro, stavo pensando, dico, ma generalmente, ma chi è allora che fa sti lavori umili? Cioè, ci dovrebbe essere tipo una fata né turbina o una cosa del genere, perché tipo mi ricordo che nella serie ci facevano intuire che era Groot che pensava a pulire la scuola, poi pure là, cioè non era manco lui da solo, ma manco ce ne fregava onestamente, manco me ne frega, cioè giusto una parentesi che sto aprendo così pur parlé. Però vabbè, comunque le fate senza poteri sono state declassate a semplice donne di servizio. Ok, quindi Beatrix sta così. E nel mentre, altra cosa che da un lato mi ha fatto ride barra piangere, perché veramente non... Sant'Antonio, lei cerca in Stella una specie di conforto, perché giustamente dice, oh, mo sto senza poteri, cioè fino all'anno scorso tutti avevano, cioè fino all'anno scorso, fino all'altra puntata praticamente tutti avevano paura di me, perché ero la strega più potente, la fata più potente di Alfea, più pericolosa, tutti avevano paura di me. Ora sono senza poteri, vi potete fidare di me, soprattutto dopo che Stella si è avvicinato tanto a lei. Stella non è che la snobba, però Stella si mostra diffidente quando sta davanti alle sue amiche, cioè si dimostra diffidente con Beatrice quando sta davanti alle sue amiche. E io là tipo un attimo, Stella, sì, ma anche meno. E altra cosa che mi ha fatto un sacco ride, che Bloom in primis dice, vabbè, ma non ci possiamo fidare di lei, di Beatrix, e giustamente gli hanno detto, ma tu te fidi di Rosalind? Ma Rosalind si fida di noi, ma Bloom, porca vacca, vabbè. E andiamo avanti, quindi alla fine ritrovano sto cristallo, cioè trovano, si vanno a mandare sto cristallo, e l'idea è quella appunto di ricaricare, utilizzano proprio questo termine, Musa con la magia delle altre. Aperta parentesi, nel mentre finalmente Terra fa coming out con il gruppo, che ovviamente tutte accettano tranquillamente l'orientamento di Terra. Sta scena molto carina, devo dirlo, molto carina. Insomma, le ragazze cercano in un modo o nell'altro di cercano di incanalare la loro magia all'interno di sto cristallo, ma la magia non sembra fluire dentro Musa. Allora dice, vabbè, abbiamo sbagliato qualcosa, forse siamo state noi che abbiamo sbagliato, forse è stata Musa che, non lo so, non ha assorbito bene la magia,
Forse semplicemente è stata una cazzata? Non si sa, perché Musa se ne va un po' a culo ritto. Però notiamo subito che c'è qualcosa di strano, perché sto cristallo continua a pulsare di luce propria e le ragazze gli rimangono gli occhi colorati come quando utilizzano la magia. Infatti dicono, boh, ok. E si rendono conto, Terra in particolar modo se ne rende conto, che esce fuori la sua magia in maniera anche abbastanza potente, a caso, quando tipo sta discutendo con Musa. E lo dico, che è successo? Praticamente hanno incanalato troppa magia dentro il cristallo e ora hanno una sorta, sono instabili. Detta molto a grandi linee, la cosa è questa. Cosa è successo però? Scusate. Nel mentre, Musa per distrarsi si avvicina a Riven. Che altra cosa, scusate, altra cosa che mi ha fatto ammazzare in sta puntata, e già pure là mi stava riaccavallando la vena, è il fatto che nei primi 10 minuti, cioè nemmeno nei primi 10 minuti di puntata, ci sono una cosa come 4 punte, cioè 4 battute o doppio senso o sfondo sessuale. Che io tipo, raga, sì, ma anche meno. Tra cui sta tensione che c'è tra Flora e Riven che mi disturba assai. Non lo so perché, raga, sarà che boh, li ricollego forse troppo, indubbiamente faccio male. Cioè li ricollego forse troppo alla serie. Non lo so, mi provoca un senso di disorientamento barra disturbo sta tensione tra Riven e Flora. Proprio perché... Perché? Cioè, ma poi l'abbiamo visto interagire 6 volte e tutte e 6 le volte c'era sempre sta sorta di tensione. Cioè, a sto punto, raga, scopate e basta, almeno sti due si scaricano e basta. Cioè, nel senso, fine, perché non comprendo dove vogliono arrivare questo rapporto. Invece, onestamente, mi è piaciuto il momento in cui Riven propone a Musa, oh dai, vieni con me, mi aiuti negli allenamenti, almeno Rosalind ti lascia stare nel fare le faccende domestiche, perché almeno così vede che sei occupata aiutando me, e tu te scarichi pure un pochetto. Vabbè, quindi vediamo Riven e Musa che essenzialmente semenano, diciamo, cioè si allenano. E quel momento, in realtà, quella scena mi è piaciuta veramente tanto, perché vediamo due personaggi che sono relativamente aggressivi, perché sia Musa che Riven sono relativamente aggressivi, condividere un momento, comunque sfogarsi a vicenda e allo stesso tempo avere un momento di vicinanza. Perché Riven le confessa, perché ricordiamoci che nell'altra puntata è stato Riven a salvare Musa e riportarla all'Alfea, però inizialmente l'aveva semplicemente messa come un tu eri svenuta, io ti ho trovato, ti ho preso e ti ho riportato dal Fea. E invece le confessa che in quel momento l'ha vista proprio uscire dalla stanza e darsi in pasto ai democani, ai vermi, ai sanguisughe, succhia magia. E lui ha detto, Musa, ti sei arresa? Cioè, io mi ho detto sta cosa, ma tu ti sei arresa? E giustamente dici, ma perché? Cioè, perché hai fatto una cosa del genere? Non è che te lo dice direttamente, ma è intuibile dalla scena successiva, quando Musa è rimasta bloccata nella terra, quando a un certo punto Musa dice, è bellissimo, perché io lo vedo che ci odiano, ma non lo sento. Effettivamente, ricollegandoci alla puntata precedente, Musa, quando era stata morsa, c'aveva avuto quel momento di... che la sua magia sfarfallava tantissimo e quindi sentiva i pensieri, comunque sentiva sempre i pensieri negativi dei specialisti che si stavano affrontando, si stavano menando, di Sky che ha dovuto uccidere il padre. Cioè, Musa ha sempre sentito, ha sempre detto, ma fin dall'inizio della serie, che ha sempre sentito tutti i pensieri di tutti. E anche il fatto che tutta la puntata precedente praticamente Terra l'aveva incolpata del fatto che il fratello era dovuto andare via per colpa sua, che io continuo a dire che sta cosa comunque c'ha senso, il fatto che lei ha dovuto, cioè gli ha fatto scaricare la tensione e la rabbia e per questo lui si è arrabbiato di più, io continuo a dire che sta cosa non c'ha senso, vabbè. Comunque per Musa effettivamente sta cosa è sempre stata un peso e nel momento della battaglia, nel momento in cui il suo potere era al massimo, i suoi nervi erano al massimo, la tensione era al massimo, sentiva i pensieri negativi di tutti, soprattutto in una situazione così pesante, Musa si è letteralmente, cioè non è che si è data in pasto a quei mostri, lei voleva, diciamo, farla finita, nel senso non voleva più avere il peso della sua magia. Cioè, raga, sta cosa non te la dicono direttamente nella serie. Però è bella, cioè nel senso, quelle due scene di Musa e Riven a me mi sono piaciute veramente tanto. Perché? Perché non
quelli che sono bravi a fare le cose, mannaggia la miseria, e poi ti fanno tutto il resto della serie con i zampi, non lo so. Però, cioè, il vedere due scene che sono interrotte, perché tutto questo non è una scena continua, ci sono Musa e Riven che seminano, poi tipo Terra che arriva, cerca di ricappare Musa, per sbaglio, perché la magia di Terra è sovraccaricata, incastra Musa nel terreno, e poi tipo, ma tante scene dopo, rivediamo Musa e Riven, che Musa è ancora incastrata nel terreno, e Riven le fa compagnia. E Musa dice sta cosa, tipo, è bello non sentire l'odio della gente, ma quella cosa ti ci fa arrivare, cioè nel senso, sono due scene che non sono agganciate direttamente, ma ti fanno arrivare anche a quello che è successo nella puntata precedente e perché Musa l'ha fatto. Cioè, lo vedi che comunque siete capaci a fare queste cose? A me personalmente queste cose piacciono, cioè sta puntata onestamente valeva solo per quelle due scene. Onesta, sta puntata valeva solo per le scene di Musa e Riven. Perché sono due cose che si agganciano, cioè che ti fanno fare i collegamenti, che non è che ti devono fare spiegoni, oppure, non lo so, le cose sono fatte a cavolo e si ricollegano tipo a caso a 5 puntate precedenti che tu te eri pure scordato nel mentre che cavolo era successo. Cioè sono collegamenti piccoli, emozionali, ma fatti bene. L'ho adorata sta cosa, cioè ve lo giuro, cioè le scene di Musa e Riven l'ho adorate. E paradossalmente, e qua rimango ancora più confusa, cioè considerando che Musa e Riven sono due personaggi comunque abbastanza simili, mo lasciamo stare, vabbè che nella serie c'avevano una relazione, ma nella serie, in questa serie, dal suo punto di vista Musa e Riven sono sempre stati molto simili. E infatti quelle due scene di vicinanza, per me, ve lo giuro, sono molto più importanti, cioè sono paradossalmente molto più rilevanti rispetto a tutte le scene a sfondo sessuale o di battutine o di tensione che hanno creato a caso tra Riven e Flora. Io non l'ho capita sta cosa, vabbè. Comunque, tornando alla serie, perché nel mentre c'è anche un altro problema. Perché, oh vabbè, a parte le ragazze che hanno sta magia incanalata nel coso, nel cristallo, Musa che abbiamo lasciata letteralmente dentro al terreno, vabbè. E nel mentre c'è anche un altro problemino, ossia ritorniamo al discorso della strega di sangue, che a quanto sembra, dall'inizio puntata, abbiamo visto che le streghe di sangue nutrono ste bestie, nutrono i demogani. Uno dice, ok, d'accordo, ci può stare, perché tipo incanalano la magia dentro di loro e poi queste bestie si nutrono di magia, quindi riassorbono, ok, d'accordo, sono delle sanguisughe, sono letteralmente sanguisughe. Però c'è un problema, perché effettivamente già dalla puntata precedente, dalla puntata precedente ci avevano detto, no, dalla puntata 4, non mi ricordo, vabbè, sti cavoli. Vabbè, insomma, da un paio di puntate fa ci avevano detto che dentro la scuola c'era una talpa. Sta cosa nella puntata 4 mi sembra che era rimasta un po' così... No, è stata ripresa nella puntata 4. Vabbè, insomma, bisogna trovare sta talpa. E scena bellissima, e io là invece, ve lo giuro, ho sbroccato pure su Instagram. Scena bellissima, perché questo avviene proprio inizio puntata. Cioè, la puntata si introduce che Bloom dovrebbe incontrare sto tizio, la strega di sangue. Vedi tutta la forza armata degli specialisti e di Rosalind intorno a lei, perché ovviamente devono cercare di prendere sto tizio. Tu sai che c'è una talpa dentro la scuola. Tu sai che comunque questa talpa è una strega di sangue. Quindi ricordiamoci che le streghe di sangue sono come i dominatori del sangue di Avatar. Possono controllare le persone, possono assorbire la loro... No, assorbire la magia no. Però possono controllare la loro magia. Cioè, porca miseria, è una situazione di estremo pericolo, perché se non ci stanno loro, ci stanno quelle bestie magiche appena superi il cancello di Alfea. Vanno dagli specialisti, in particolar modo vanno da Sky, che comunque era sentato di tanto così la scopata con Bloom un'altra volta, però vabbè. Comunque, vanno da Sky, gli dicono, guarda che sei di guardia. Ok, Sky beve, e tipo, cambio scena perché vediamo Sky che viene posseduto da sta strega di sangue, e poi cambio scena perché succede altro. Quando rivediamo Sky, lo rivediamo nell'ufficio di Rosalind, perché a quanto pare sono stati dove stava lui a fare la guardia, c'era un ufficio e tipo qualcuno ha palesemente frugato nell'ufficio. Ma porca miseria, ma lì ho detto, scusatemi una cosa, ma non è per Sky in quanto tale, in quanto stava bevendo, ma porco cane, ma tu lo sai che è una situazione di pericolo, che c'è questa talpa, sai tutto quello che sta succedendo? Una guardia, cioè all'entrata est dove c'era sto ufficio, ma pure che non c'era l'ufficio, all'entrata est a fare la guardia c'era una guardia, c'era Sky come uno stronzo lì in mezzo. Io ho detto, regà, porco cane, avete presente veramente
il principio, cioè nel senso le dinamiche nei film con i castelli, no? Generalmente i film dove ci sono castelli, principesse, così, c'è sta una guardia. Una guardia, o non c'è una guardia, c'è un castello intero, non c'è una guardia, o ce n'è una del numero che girovaga così per il palazzo. Cioè, ma porca miseria, ma lo so pure io che comunque le pattuglie si fanno almeno in due. Una guardia, Sky, là, come uno stronzo. Infatti io l'ho quasi detto, Rosalind, onestamente, non so se sei stata tu o Silvia a mannarcelo da solo, ma onestamente, tu meglio, te sta bene, gli andava, cioè, doveva succedere, anzi ve lo siete meritato che succedeva. Non meritava il povero Sky di dover essere cazziato da Rosalind, che anzi, se non ci si metteva Silva di mezzo, io non lo so pensare Rosalind che faceva. Però, porca miseria, una guardia, là, come nostro, una guardia. E infatti, parlando sempre della talpa, e devo dire che sta cosa mi è piaciuta. Perché già nella puntata precedente avevo detto, strano, io pensavo che la guardia, cioè che, sì, la guardia, la talpa fosse Grey, perché tipo nella puntata precedente dicono, ah, c'è una talpa, e poi tipo cambio scena su Grey e Aisha. Io ho detto, mi sa che è Grey, la talpa, poi, cioè, è Grey, la strega di sangue, e poi vabbè, hanno fatto vedere che era Sebastian, quindi ho detto, forse no, era lui, perché comunque era sempre un personaggio vicino a Silva, quindi forse è lui, la talpa, il traditore, chiamalo così, e invece no, perché la strega di sangue, come ci avevano fatto vedere nella... Cioè, lo vedi che sono bravi a farli sti collegamenti? Perché poi mi mettete le battutine a doppio senso ogni due per tre i collegamenti? Cioè, i rapporti che non c'hanno né capo né coda, vabbè. E poi soprattutto il finale, vabbè. Mo ci arriviamo. Stavo dicendo, la talpa a quanto sembra è Grey. E stessa porco cane di dinamica. Più avanti, perché Rosalind dice... Aumentiamo le difese della barriera in modo che nessuno possa entrare, ma nemmeno nessuno possa uscire, perché almeno così se la talpa sta dentro, il primo che dice di voler uscire, perché ovviamente deve raggiungere le altre streghe di sangue, per forza è lui. A un certo punto Grey raggiunge un'altra guardia e dice no, guarda, devo uscire assolutamente. Sta guardia cerca di avvisare Rosalind e Grey ovviamente lo blocca con la magia del sangue. Ma stessa dinamica. Porca miseria, una guardia! Guarda che cacchio di guardia! Ah, lascia la miseria! Cioè, però lo vedi, se fregano che mani loro con le micro stronzate, perché mi fate i collegamenti belli e poi una guardia, vabbè! Perché non è nemmeno la cosa troppo, troppo peggiore che è successo. Perché Bloom, che è da brava supereroina, che ha la sindrome dell'eroe, del tipo devo, io sono l'eroe, faccio le cose da eroe, faccio tutto da solo io, ok? Stessa dinamica comunque, nel senso stessa dinamica di una guardia comunque. Perché Ben decide, devo andare da Sebastian, perché devo recuperare la magia di Musa. Che a me mi verrebbe da dire, ma ti interessa la magia di Musa? O ti interessa il sapere del tuo passato? Perché Bloom è facilmente accappottabile, ricordiamoci. No, 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 ah, magia di Musa. Devo scoprire come si riprende la magia di Musa. Ok, cosa gli diamo in cambio? Il libro per tradurre la magia di sangue, delle streghe di sangue. Che io voglio bene a Musa, per carità di Dio, voglio bene a Musa, ma onestamente dare in mano al cattivo il libro che potrebbe essere la chiave per sbloccare il potere superiore, a me, mi pare un po', non eccessivo, però mi pare un pochino una stronzata. Più che altro perché a me questa mi è parsa, avete presente la dinamica del tipo... L'eroe che sacrifica il mondo essenzialmente per salvare l'amore della sua vita o salvare l'amico. Ti dico sì, ok, ci sta, però mi pare veramente tanta roba, Bloom, considerando oltretutto che, ripeto, tu gli stai dando in mano la possibilità di sbloccare il potere supremo. Per la magia di Musa è comprensibile, ma mi sembra eccessivo, soprattutto perché, raga, e qua ritorniamo al discorso sempre del problema principale di sta serie, che sto gruppo di ragazze è fatto, cioè, l'amicizia che sta all'interno del gruppo è fatto proprio strano, perché ci sono certi momenti che ti fanno sembrare, te le fanno sembrare amiche così affiatate, così unite, che si sacrificano l'una per l'altra, ma tutto il resto del tempo sembrano letteralmente quattro sconosciute che collaborano tra di loro e basta. Cioè, tutto il resto del tempo sembrano coinquiline. E basta. E poi c'hanno sti momenti del tipo, io mi farei ammazzare per te, io darei il libro della strega di sangue per riavere la tua magia, perché sì.
Quindi, boh, vabbè, cioè nel senso, vabbè, Bloom c'ha la sindrome dell'eroe, quindi Bloom va a morire ammazzata verso Sebastian. Oltretutto nel mese Rosalind rafforza la barriera, quindi Bloom sta fuori e tutti gli altri stanno dentro, ok? Raggiunge Sebastian, eppure sta scena devo dire che mi è piaciuta perché non me l'aspettavo. Raggiunge Sebastian dentro una tavola calda, che uno pensa, vabbè, faranno, hai presente quelle scene tipo alla film western, in mezzo, dentro una discarica o in mezzo a un parcheggio abbandonato, cioè avete presente quelle cose un po' losche? E infatti pure Sebastian dice, no, vabbè, preferisco una scena un po' più, cioè un'ambientazione un po' più un po' così, un po' carina, tipo tavola calda. E poi, cioè, e questa ve l'ho detto, mi è piaciuta perché non me l'aspettavo, perché lui fa... Perché e lui dice, e poi ho scelto questa perché tu non uccideresti nessuno, e utilizza la magia per obbligare tutto il resto della tavola calda a mettersi il coltello alla gola, come nel senso, come per dire, ok, se fai qualcosa di sbagliato io ammazzo tutti. Cioè, mi è piaciuta, sta trovata, mi è piaciuta, devo dirlo, mi è piaciuta, bravi sceneggiatori, bravo Sebastian. Comunque, Bloom gli dà sto benedetto libro che si scopre essere in precedenza suo. Infatti dice, aspetta, come, in che senso il libro era tuo? Dice, no, non è che era mio in quanto mio, era di mio padre. Perché io e lui, cioè io e te, Bloom, stavamo nello stesso villaggio. Il libro era mio. E poi è bellissimo perché tipo, ah sì, comunque aperta parentesi, se vuoi riavere la magia di Musa, mi devi ammazzare. Essenzialmente mi devi ammazzare, perché muoio io, fa tipo, pff. Cioè, tipo quando... Vi ricordate i giocattolini quelli con la farina dentro? Che se rompono e si facevano un casino? La farina faceva pfff. Ecco, esatto, faceva pfff. Ecco. Quindi per avere la magia delle fate, a quanto sembra, bisogna ammazzare Sebastian. E allora dice, va bene, ok. Diciamo che questo mix di informazione turba un pochettino Bloom, e nel momento in cui esce la chiama Isha e le dice, Kika, stai calma perché la tua magia è instabile. E lei ovviamente, ah, posso controllare. Spoiler, non c'è riuscita. La posso controllare, sì. Bloom, ritorna dal Fea. La posso controllare, tranquillissimo. Bloom, ritorna dal Fea. Magia della fiamma del drago. Magia potentissima. Una delle magie più potenti, più antiche del mondo. In mano una sedicenne che a stento si controlla da sola. Ritorna dal Fea. Ti preoccupare, tutto a posto, tutto sotto controllo. Sì, ok. Bloom ovviamente scapoccia. Chiede a Sebastian di vedersi, cioè porta Sebastian in un parcheggio abbandonato tra i tir. Infatti l'ho detto, ok, d'accordo, allora ritorniamo sullo schema classico clandestino. E Sebastian in realtà le rivela che loro due, ma anche Rosalind, venivano dallo stesso villaggio. Il problema è che il padre di Sebastian e Rosalind erano di fazioni rivali, ma il padre di Sebastian è stato quello che ha trovato Bloom. Lei dice, allora è tuo padre che mi ha rapito. Dice, no, non ti ha rapita, ti ha trovata. Dice, che cacchiarola vuol dire che mi ha trovata? Non si saprà mai, perché Sebastian se ne va senza però prima aver sganciato la bomba. Ossia rivela a Bloom, guarda che è stata Rosalind a ammazzare Faragonda. E Bloom tipo, ma che cacchio dici? Ti giuro, è Rosalind che ha ammazzato Faragonda. Ma non ci credo mai nella vita, ma non è vero, ma che cosa dici? Bloom, seria? Però pure qua, cioè, porca miseria, Bloom è stata cappottata. Allora, raga, ma analizzate la cosa come se noi non sapessimo che è stata Rosalind effettivamente. Noi perché lo sappiamo che è stata Rosalind a uccidere Faragonda. Però Bloom fino a prova contraria non lo sa. Cioè all'inizio della stagione si apre con appunto loro che dicono stiamo continuando a cercare Faragonda perché è sparita. Quindi Bloom fino a prova contraria non lo sa. Ve l'ho già detto, Bloom di cappotto facile, perché dopo due puntate che si è cavata gli occhi con Rosalind, lei dice, ti posso aiutare a trovare il tuo passato, a capire il tuo passato, io mi fido di te. Ok, d'accordo, allora io mi fido di te anche, sta tutte le puntate successive a dire, no, io mi fido di Rosalind, Rosalind si fida di noi, io mi posso fidare di Rosalind, Rosa si può fidare di me. Arriva Sebastian, che... ha letteralmente minacciato di uccidere un'intera tavola calda se Bloom faceva una cosa sbagliata. Ha levato la magia a un sacco di persone. È una strega di sangue, ossia quella che ti dicono dall'inizio della serie, manco della stagione, della serie, essere tipo come il male assoluto. Arriva lui e ti dice, ah, a proposito, Rosalind ha ammazzato Faragonda. E Bloom ci crede.
Cioè, ve ripeto, non lasciate stare che noi lo sappiamo. Quindi tipo, ma Vace si è arrivata adesso. Ma Bloom tecnicamente non lo sa. Non lo sa. E se vedi sta scena, cioè Bloom è stata letteralmente accappottata di nuovo da Sebastian. E ha detto di cazzo Bloom. Poi vabbè, ancora più bello, non è solo questo, è la scena successiva. Perché Bloom ovviamente gli si accavalla un pochettino la vena, pure a lei. Ritorna ad Alfea per il cimitero dove c'è Rosalind. Ok. E già sta cosa non è inquietante manco per niente che trovi una tizia a caso dentro un cimitero. Poi vabbè, quelle conversazioni del tipo, perché tu sapevi che sarei passata di qui? Perché io ormai ho imparato a conoscerti, queste conversazioni molto così. Poi incalza in pieno. Sei stato tu a uccidere Faragonda? È successo qui? E Rosalind? No! Un po' più in là. Allora, altra cosa, Rosalind durante, mo lo dirò chiaro e tondo, Rosalind è morta come una stronza. Rosalind a metà puntata sapeva che le ragazze avevano preso sto cristallo per incanalare la magia. Lo sapeva perché Beatrix gliel'aveva detto, infatti Beatrix discute pure con Stella per questo motivo. Rosalind lo sapeva che avevano sto cristallo. Rosalind lo sapeva che la magia delle ragazze era instabile, tra cui soprattutto la magia di Bloom. Rosalind ha letteralmente mandato Bloom contro Sebastian per vedere, uno, se Bloom aveva il controllo della fiamma del drago, due, alle brutte amore Sebastian, qual è il problema? Cioè Rosalind sapeva tutto questo, sapeva che la magia di Bloom era instabile e nonostante tutto la provoca! Raga, quegli ultimi minuti Rosalind letteralmente che provoca Bloom! Tipo, ah, che? Ti fa male? Non lo sapevi? Ah sì, l'ho ammazzata. Ah, guarda, sta là, guarda, sta proprio là. Guarda, ho fatto una bella buchetta. Se scavi e levi in porterreno sta ancora là. Ce la provoca! E Bloom sbrocca! E la cosa divertente è che tipo tutto quanto finisce con Rosalind che dice tipo, ah, ma allora non hai il controllo della fiamma del drago. Ah, ma allora mi sbagliavo. Ma che cazzo? Ma è deficiente! Cioè, tu stai letteralmente parlando con una sedicenne che tu in teoria avresti dovuto imparare un minimo a conoscere. Lo sai che Bloom non è mai stata stabile. Oltretutto, ha in mano il potere della fiamma del drago. Potere che dall'alba dei tempi che tu dici, no, perché è magia antichissima, super potente, e sei passato per il Super Saiyan God delle magie. E tu la provochi a sta maniera. Raga, cioè, Rosalind è morta come una stronza. Ma non perché è stata una morte del cavolo, ma perché proprio lei ha fatto una cosa del cavolo. Cioè, l'ha provocata fino allo sfinimento questa tizia. E non comprendo il perché. Non comprendo il perché. Poi, ripeto, io vedo puntata per puntata e commento la puntata man mano che andiamo avanti. Quindi non so come prosegue. Capace che la puntata dopo, cioè, si introduce con Rosalind che boh, riemerge, risuscita così a caso. Però vabbè, io dico quello che commento, cioè commento quello che vedo. Perché la puntata finisce con Bloom che ovviamente sbrocca e ammazza Rosalind. E con lei che dice, non sono riuscita a controllarlo. No, tu sei deficiente. Tu sei proprio deficiente. Cioè, no, Bloom, Rosalind, sei proprio, cioè, ma non, che vedevo di, non dico più niente. E niente, con la morte nel cuore, perché alla fine con la morte nel cuore si conclude anche la quinta puntata di Fate. Mo me vado a vedere le ultime due, sperando di finirla per tempo sta serie. Però c'è da dire, raga, al di fuori di tutto, devo dire che sta puntata si è difesa bene. Cioè, rispetto a tante altre precedenti, si è difesa bene. C'ha un sacco di punti a favore, devo ammetterlo. È andata bene. Poi vabbè, ogni tanto zoppichellava, vabbè, sono dettagli. Però è andata bene, dai, come puntata è andata bene. Ora vediamo la sesta che fanno. Va bene ragazzuoli, concludo qui il video. Vi ricordo che per tutto Lucca Comics sarò presente tutti i giorni, tutto il giorno allo stand della Dunue. Quindi se siete presenti, mi raccomando ragazzi, venite a salutarmi, mi fa tanto piacere. Noi ci vediamo anche con uno speciale di Halloween che sta settimana, dai, video doppio, visto che forse la prossima comunque arriverò in ritardo. Ci vediamo al prossimo video e nel mentre mi raccomando, continuate sempre a fantomizzare il mondo. Ciao!